C'hai bisogno dei crediti? Vai su vipscoinsfifa.com con il codice coupon Malati15 riceverai il 5% di crediti in più. E freschi a tutti ragazzi, con me bentornati al canale di Noi Malati Foot. Infatti oggi sono qui a portarvi questo primo video su questo canale, dato che sono entrato a far parte dello staff. E quindi sono qui a portarvi questa serie che si chiamerà Challenge Cup. E praticamente consiste nel vincere il torneo d'oro con 11 giocatori che hanno lo stesso nome. Infatti, come adesso starete vedendo, ci sono giocatori che si chiameranno tutti in modo uguale. Infatti saranno i giocatori di nome Martinez quest'oggi a comporre questo episodio. Come potete vedere sono tutti Martinez e sono argento, bronzo, oro. Quindi un miscuglio 55 d'intesa, quindi iniziamo benissimo per questa prima serie. Naturalmente sotto commentate, dite chi magari, se, che ne so, conoscete altri 11 giocatori che hanno lo stesso nome. E naturalmente il più votato sarà quello del prossimo episodio. La regola è semplice: se perdo devo cambiare squadra, quindi se perdo devo togliere tutti gli 11 Martinez e mettere altri 11 giocatori. Quindi noi iniziamo questo primo episodio cercando di andare subito a vincere ed arrivare subito in finale. Due partite ad episodio. Ed ecco qui il primo avversario, si chiama FC Zizou. Vabbè, non lo so. Mamma mia, 87 Bundesliga. Chi c'hai qua? Vabbè, ma c'hai Cristoni, c'hai Neuer, Boateng, Hummels, Piszczek, Alaba, Lahm, Gundogan, Götze, If, Robben, Lewandowski e Ribéry. Quindi abbiamo iniziato molto bene per questa prima partita. Mamma mia, raga. Ancora Martinez. Dovrebbe essere l'esterno quello. Il centrocampista. No, eccolo qua, l'esterno. Attenzione. Ah, rimane soltanto Inigo. Inigo, e prendiamo subito il gol con Piszczek. Vabbè, ma praticamente è una cosa impossibile. Mi impappino pure a commentare, dato che sono tutti Martinez. Comunque sia, Piszczek è diventato il nuovo Cristiano Ronaldo. Infermabile. Guardate che difesa. Difesa inguardabile. Difesa a 3 stanno. Fa veramente schifo. Comunque sia, subito 1-0 per l'avversario. Bene per lui. L'esterno, ancora l'esterno. Attenzione, l'esterno Martinez a cercare la profondità. Ancora Martinez. Martinez a mettere in mezzo per Jackson. Attenzione, Jackson! Il gol al 20esimo. Jackson Martinez. Grande tapin dell'attaccante che di testa insacca il pallone alle spalle di Emmanuel Neuer. Ma grandissimo anche l'esterno Martinez a mettere un bel cross in testa, praticamente pennellato, perfetto. E troviamo l'1-1. Quindi giochiamo ancora, giochiamo sempre così, ragazzi. E mi raccomando, proviamo a vincere. Jackson Martinez. Verso il Martinez di centrocampo. Allora ancora Juan Martinez. Juan Martinez prova a liberarsi in meno tre, in mezzo a tre giocatori, ma è un po' difficile. Attenzione a Martinez, a cercare ancora Jackson. Jackson! Jackson! Il 2-1! In rimonta! Grandissimo Jackson Martinez! A andare praticamente alle spalle del difensore, cioè David Alaba, ed insaccare il pallone, trovando impreparato Manuel Neuer, ancora una volta di testa. E grandissimo Jackson a trovare il 2-1 e a portarci in vantaggio. Dai ragazzi, dai dai dai. Jackson Martinez, questo è quel vero Juan Martinez. Martinez a cercare al Jackson, attenzione Jackson. Jackson a cercare la profondità di Juan Martinez. Attenzione Juan Martinez. Il tiro di Juan Martinez, questo è calcio di rigore. Calcio di rigore. Dai un po', raga, dai un po'. Mamma mia, grandissimo là davanti. Due attaccanti mi gustano, mi soddisfano. Tra Jackson e Juan, veramente buoni là davanti, entrambi abbastanza fisici e abbastanza dotati di buon controllo palla. Troviamo un rigore con Juan Martinez e allora cerchiamo di portarci in vantaggio. Il tiro di Jackson! Il 3-1! Tripletta di Jackson Martinez! Che giocatore! Giocatore fenomenale, pregevole veramente! Insacca il pallone al lato sinistro di Neuer, che indovina il lato, ma sbaglia il tempo di parata. E allora 3-1! Per noi. Ancora dall'altra parte Alaba. Alaba scende benissimo, mette dietro questo pallone e ci praticamente prendiamo l'insaccata, proprio classica di calcetto, fino a fondo campo. Alaba mette dietro verso Lahm, che insacca subito. Non ci voleva subito al rientro dal primo tempo. Stavamo giocando bene, però purtroppo è così il calcio. Meno male che viene braccato, però attenzione, c'è un calcio di punizione in zona non favorevole. E attenzione, stiamo molto attenti qui. No! Lo prendiamo. E lo prendiamo al 90esimo, è una cosa incredibile. Da 3-1 a 3-3 al 90esimo su calcio di punizione. Non ci credo. Non ci credo, neanche ho fatto in tempo a mettere difensore. Calcio di punizione praticamente perfetto di Robben. Naturalmente il portiere non ci arriverà mai, dato che è un bronzo. Ancora Juan Martinez. Il tiro di Juan! Mamma mia, al 90esimo! Momenti, troviamo il 4-3, invece non è così. Mamma mia, che ci siamo divorati. Il tackle, ma no, ma gliel'avevo regalata, gliel'avevo. No, attenzione. Frank Ribéry. Frank Ribéry praticamente si accentra, fa quello che vuole. Fa quello che vuole. Mi parte pure la webcam. Purtroppo è così. FIFA è fatto così. FIFA è così. Dai, io non ci credo. Quella è entrata in te che lei gli ha regalato il pallone, oh.
Comunque è meritata sta sconfitta se andiamo a perdere. Proprio meritato. Cominciamo a mettere ultra offensiva. L'esterno. L'esterno, attenzione all'esterno. Prova ad entrare dentro l'aria. A mettere dietro Jackson Martinez. Il tiro di Jackson! Sì! È il 120esimo! Jackson Martinez! Grandissimo all'esterno, il nostro bronzone, l'arma di lasso nella manica. Il tiro di Jackson Martinez. Grandissimo al 120esimo, il 4-4. Non se la meritavamo di perdere, veramente non se la meritavamo. Meno male, Neuer la vede all'ultimo e se la prende in dersocchio. Dersocchio, under Kroffen. E quindi 4-4, almeno abbiamo la possibilità di andarla a vincere ai rigori. Dai Iniesta, dai Christian. Sì, lo sbaglia e dai allora, Juan Martinez. Mamma mia, che culo. Meno male, Thomas Müller. Sul dischetto, niente da fare. Christian Martinez, non si sa dove va. Allora, Jackson Martinez ancora. Coronare, mamma mia, sono stato zitto perché avevo sbagliato io a indirizzarla. Christian, la mette bene, purtroppo la mette lì. Sì, al sinistro, sì, poderoso il gol. Robben, e dai, Grim, alza sto cavolo di mano, alza. La mette lì, attenzione. Se la pariamo. Ma la sbaglia, sì, e dai, andiamo ai quarti di finale. Giusto, non se la meritavamo di perdere. E allora continuiamo a giocare con questa squadra per questo episodio. Grandi emozioni subito. E allora ci troviamo nella seconda partita. Seconda partita, giochiamo contro FC Stormbreaker, se non sbaglio. Infatti è così. Maglia del Celta Vigo contro maglia dell'AS Roma. Vedremo che squadra c'ha. 87, man of the match. Madonna, tutti costo 87. Oh. Neuer, Boateng, Sergio Ramos, Carvajal, Alaba, Schweinsteiger, De Bruyne, man of the match, Andres Iniesta, Suarez, Lewandowski, Ribery, un'altra volta Lewandowski e Ribery. E allora attenzione in mezzo che non abbiamo dei cristoni. Infatti è così, però c'è la parata di Christian Martinez, mamma mia, due parate di Christian Martinez, grandissimo il portierino bronzo. Però dobbiamo stare attenti sui calci d'angoli perché sono veramente dei cristoni in mezzo. E allora attenzione ancora una volta. E purtroppo prendiamo il gol. E quando io parlo io ho ragione, perché è così, purtroppo sono tutti nani a centrocampo. Chi prendiamo gol? Da Schweinsteiger, il colpitore di testa della Madonna. Ripartono gli avversari. E attenzione qui, attenzione all'imbarcata che potrebbe subire. Infatti è così, 2-0. Questa partita la vedo veramente male, che neanche questa meritavamo di perdere. E quello è il bello. Suarez, perché c'hai i cristoni? Nulla da fare. Attenzione agli avversari, mette dietro il pallone e prendiamo il 3-0. Che cazzo. Ho detto che prendevamo l'imbarcata. Vabbè, ma è normale, dopo che prendi il primo gol e già il secondo, dopo si sfilaccia la squadra ed ecco là che subisci tanti gol. Purtroppo è così, mi sa che questa qua è nata sta partita, però noi continuiamo a provarci, mettiamo un ultra offensivo. Suarez, attenzione a Suarez. Suarez rientra con una Berbatov spin, 4-0 anzi, 70esimo. Imbarcata subita praticamente per la Challenge Cup. Se ce la fa, sì, ce la farà. Col fisico ci si mette. Con la grinta, Nico. Verso Jackson Martinez, che non ci arriva. Ma ci arriva un altro Martinez da dietro. Il parata di Neuer, mamma mia. Attenzione, buco in mezzo. Suarez passa il pallone a Ribery e nulla da fare. 5-0, imbarcata clamorosa. Purtroppo al 90esimo. È giusto così, partenza. Quando uno c'ha i fenomeni in squadra è pure giusto che vada a vincere. Veniamo giustamente eliminati dalla Challenge Cup per 5-0. Ci hanno rifilato la manita. Però io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel like, un commento qua sotto con chi vorreste vedere nel prossimo episodio, quindi con quali 11 giocatori vorreste vedere. E mi pare di aver detto tutto. E Denigma è tutto. E freschi a tutti ragazzi. Jackson a cercare l'1-2 con l'altro. Come commento però.